Terza fumata nera a Montecitorio. Scendono a 412 le schede bianche, ma sale di molto il nome di Sergio Mattarella, nome che arriva pur in assenza di indicazioni di voto da parte dei partiti e arriva a ben 125 schede. Alla vigilia del cruciale passaggio al voto con la maggioranza assoluta, quando cioè il quorum scende alla metà più uno, il Parlamento lancia i primi segnali di insofferenza. Insofferenza rispetto alle forze politiche che sembrano ancora essere paralizzate dalla paura e bloccate dai veti incrociati. Al di là della fuga di Mattarella, il disagio dei parlamentari si legge anche nell'ottimo risultato di Guido Crosetto, che raggiunge i 114 consensi, andando ben oltre il pacchetto di 63 grandi elettori in mano a Fratelli d'Italia. Sono indicazioni da non sottovalutare in una giornata ancora di stallo e che lascia presagire che anche alla quarta votazione non ci sarà alcuna fumata bianca. Intanto continua infaticabile la girandola di contatti tra i leader e le consultazioni interne con i gruppi parlamentari. La giornata è stata aperta dal no secco di Enrico Letta e Giuseppe Conte al nome di Elisabetta Casellati, che in nottata era girato tumultuoso. L'opzione Casellati fa saltare tutto, ha tagliato corto il segretario del PD, facendo capire che con lei al colle il governo sarebbe immediatamente caduto. Matteo Salvini continua a professare ottimismo, mentre tra i suoi molti gli chiedono di avere coraggio e di strappare già domani, indicando un candidato di area. Faremo di tutto perché domani ci sia un nome unico del centrodestra. Spiega infatti Ignazio La Russa per Fratelli d'Italia. Tra i segnali di novità c'è da registrare l'entrata nel pallottoliere di Pier Ferdinando Casini, che raccoglie 52 prefedenze. E giovedì, è bene ricordare, l'asticella del quorum scenderà a 505. In effetti il tempo passa e al momento l'unica mossa che potrebbe muovere il quadro politico sarebbe uno strappo del centrodestra nel tentativo di far passare con pochi voti un suo candidato o perlomeno di contarsi. Quel che è certo è che nessuno, se si esclude Giorgia Meloni, ha voglia di andare a votare e i grandi elettori stanno esplicitando questa paura. In Parlamento, in sostanza, c'è tanta voglia di Mattarella. L'unico che garantirebbe la permanenza di Draghi a Palazzo Chigi.